Allora, quando lo sport e la salute chiamano, Laura risponde sempre, vero? Assolutamente, io devo dire la verità, oggi mi trovavo qui per vedere le semifinali di tennis qui al Foro Italico e poi ho incontrato tanti amici e ho scoperto che c'era questo evento, questa iniziativa importante, Tennis Friends, e quindi mi sono subito unita a loro con grande piacere, anche perché, come hai detto tu, quando lo sport e la salute si uniscono, quindi questo connubio è importante per tutti, per i giovani e anche per aiutare chi sta meno meglio di noi, insomma, quindi credo che sia importante. Io dico sempre che lo sport fa bene alla mente e al corpo, non solo al fisico ma anche alla mente, e poi è un elemento importante per la formazione anche educativa dei ragazzi, quindi sport e disciplina, si rispettano delle regole e credo che si possa rispiegare questo anche nella vita di tutti i giorni, è importante per i ragazzi e poi è anche importante quando noi che facciamo questo lavoro che apparentemente può essere anche divertente abbiamo questa grande fortuna di poter aiutare gli altri, quindi perché non farlo, anzi. Per noi non è una fatica assolutamente. È verissimo. Oggi si parla della prevenzione contro l'ipertensione. Cosa vorresti dire ai nostri amici di HTO per cercare di prevenire l'ipertensione? Adesso non posso prendere il posto dei medici, quindi non entro nell'ambito, insomma, nel dettaglio medico, però credo che muoversi e fa molto bene al fisico, ma anche una buona alimentazione, quindi è importante fare una vita sana. Non l'ho scoperto io questo. Progetti futuri? Ma progetti futuri, per ora sto in cucina. A proposito di cibo, sono sul Digitale Terrestre, su Vero TV e facciamo questo programma molto divertente di cucina, però sto preparando un programma bellissimo a proposito di vita quotidiana, di regole, di disciplina. Io amo anche molto gli animali, quindi ci dedichiamo alle persone, ma anche gli animali hanno bisogno di aiuto e quindi mi piacerebbe fare un programma particolare per loro. E noi ti seguiremo perché noi siamo molto amanti degli animali, quindi ci fa piacere. Grazie di tutto oggi, quindi grazie a voi, buona giornata, grazie.